Veg è un incubatore di competenze digitali a supporto di startup e di aziende consolidate che vogliono portare online il proprio business. Ci occupiamo di strategie di vendita, marketing e gestione dei servizi online e di soluzioni tecnologiche a supporto. Da un recente report del Politecnico di Milano si evince che il 95% delle PMI ha ben chiaro il percorso di digitalizzazione che vuole fare, però metà di queste ritiene di avere tutte le competenze per farlo ed è positiva rispetto a questo percorso, l'altra metà ha delle paure, ha dei constraint dovuti alla gestione dei dati, alla privacy, al cloud e altre tematiche tecnologiche che in qualche modo spaventano queste aziende. Il nostro claim, Digital Evolution, non è solo un motto per noi, ma è diventato un framework di lavoro. Mettiamo insieme competenze strategiche, best practice manageriali, attività operative, tecnologie abilitanti per far sì che le organizzazioni possano essere guidate dai processi e per far sì che crescano in maniera incrementale attraverso l'analisi dei dati. Insieme al nostro team abbiamo redatto il manifesto digitale in cui abbiamo messo per iscritto i nostri valori fondanti, tra cui abbiamo la sostenibilità, sulla quale crediamo molto. Il nostro team è formato per lo più da ragazzi della generazione Z, molto sensibili a questi valori, e ci crediamo e mettiamo in atto con azioni pratiche e giornaliere delle attività che tendono ad abbattere il nostro carbon footprint. Lo smart working come gestione operativa dei nostri processi aziendali e il fracasso digitale. Che cosa intendiamo con questo motto, fracasso digitale? Intendiamo che per affermare dei valori e dei principi bisogna far rumore, bisogna avere il coraggio di esprimerli, di portarli avanti e di compiere azioni concrete per manifestarli. Il contesto geopolitico e macroeconomico che ci circonda e che vivremo nei prossimi mesi sicuramente non è favorevole a uno sviluppo economico, ma anche qui le tecnologie digitali possono sicuramente aiutare le grandi aziende, le medie, ma soprattutto le piccole a, diciamo, ridurre il gap rispetto all'innovazione tecnologica che hanno in roadmap. Non bisogna aver paura, le aziende non devono temere che gli investimenti necessari sia a livello economico che di impegno siano ingenti e per cui non sono in grado di sostenere, ma questi progetti vanno implementati in maniera incrementale e possono portare benefici a tutti i livelli. Il Next Generation EU è un'opportunità da non perdere, è un treno che capita molto di rado ma va anche molto veloce. Da Innovation Manager mi permetto di dare un consiglio alle nostre istituzioni, che è quello di puntare forte sulla governance di questi processi di gestione. Gli investimenti sono tanti, sono considerevoli, le tecnologie sono complesse, il tempo a disposizione è veramente poco, quindi bisogna avere una solida governance per gestire questo progetto di innovazione epocale. L'appellativo che ho coniato per il team di DEG è intellettuali digitali. Perché parliamo di intellettuali digitali? Perché il nostro è un lavoro di intelletto, mettiamo a disposizione passione, cuore, voglia di studiare, di migliorarci come qualsiasi attività intellettuale, focalizzata però sul mondo digital, per questo ci definiamo intellettuali digitali. DEG non è solo un incubatore di competenze digitali, è anche un incubatore di idee di business, di modelli di business innovativi. Testiamo le nostre idee innovative sul mercato e se siamo convinti del risultato le trasformiamo in startup. La prima startup nata da questo uovo contenitore è MiFinanzio. MiFinanzio aiuta le aziende a ottenere contributi e agevolazioni pubbliche per finanziare i propri progetti di business. E non è finita qui in tema di lancio di nuove startup. Il 2023 per noi sarà un anno molto importante. Lanceremo ancora due startup, una nel settore tecnologico del Web 3.0 e l'altra nel settore tecnologico della filiera agroalimentare.